Siamo già in diretta. Sì, siamo in diretta. Buonasera a Siamo in tutti. diretta. Oh Allora io Mastro! so. Oh Mastro! Com'è? Bene, io sono così comodo e indovina dove? Nella barbieria più conosciuta al mondo, la barbieria di Mastro Ivi. Tu la conosci? Io ti ho fatto pure la barba. Ti ho fatto pure la conosco bene. 8 giorni ci sono stato in quella barberia. Sì, ci sono i video che parlano. Lo so. Buonasera a Va tutti, bene. gente. Stasera Buonasera. direttina, direttina particolare. Stasera gioiello, gioiello. Al Mastro l'abbiamo messo nel piedistallo. Ciao Michele. Ciao Silvano. Ciao Marco. Graziano Campanelli, un saluto affettuoso a Mastro Livi. Buonasera, salve a tutti i presenti e gli assenti Allora, del gruppo. Giovanotto, dimmi una cosa, ma dove sei stato in vacanza? Dove te ne sei Sono andato? stato a un passo dal cielo, alle Dolomiti. Siamo veramente un passo dal cielo. Mi sono proprio goduto 5 giorni, guarda, meravigliosi. Ascoltami, quando tu non ci sei nelle dirette, Sì. io dico sempre una frase, però lo faccio io. Stavolta che ci sei tu, approfitto, no? Qual è quella frase che dico sempre? Adesso mi sfugge. Luci? Luci maestro. Vai. Tanf. Tanf. Eccoci qua. Buonasera a tutti, ciao Silvano, ciao Dario, ciao Ferdinando Davoli, a missile, ciao Enricuccia, Gianluca Lombardi, buonasera, stasera provo il tuo sapone. Vediamo, Antonio Lombardo, buonasera a Sera tutti. buona, sera buona a tutti. Ragazzi, io ancora ora smagliettato perché c'è un caldo bestiale, proprio dico bestiale, dalle parti del nord so che piovigino, piove fortissimo. Noi è 2 giorni che piove, è meraviglioso il tempo adesso. Qua c'è un caldo che si muove perché ha fatto quattro gocce. Ciao Davide, e praticamente Massimiliano, ciao Massimuccio Cappelletti, un abbraccio fratello. Angioletto Bonvicin, fratellone, ciao, ti voglio bene. Ti aspetto in Sicilia. Mastro, io ho già il rasoio, l'ho sguardato perché ha un 10 giorni che ce l'ho a casa. Onestamente, ti saluto Antonio Lombardo. Ti dico che è un gran bel pezzo e desidero che me lo spieghi in maniera dettagliata perché io lo Sì, so, però è molto meglio che lo spieghi tu. Io stasera devo andare a provare un sapone particolare. Ciao Luchetto Grassi. Devo provare un sapone che mi ha regalato un ragazzo del gruppo. Che praticamente. Ah, scusate un attimo, sono il telefono. Pronto? Ok. Eccomi, scusate. Oh, il bello della diretta. Sì. Ciao Pippo, mi sto appassionando. Io sono felice, Alessà, se ti appassioni, perché se ti riesci a fare una barba con la dignità, stasera distruggiamo qua. Allora, saponino che proviamo è un sapone irlandese. L'azienda si chiama DRK Soap Company, è irlandese. Allora, ragazzi, potenzialmente questo sapone fa odore di lime. Io aprendo la ciotola, il lime e il profumo ce lo sento poco o poco e niente. L'ho già ammollato, è nell'acqua calda, pennello pure a mollo, con l'acqua caldissima. Andiamo a prelevare e nel frattempo che poi io mi insapono, carissimo Mastro, tu ci spieghi il rasoio, glielo faccio vedere. Allora, saponino che gli ho messo l'acqua calda, quindi l'ho fatto ammollare, pennello bello strizzato, ci siamo, e vado a caricare il pennello. Salutalo Lu, ciao Lula, un abbraccio. Vado via. Oro. Mi assento 10 secondi per prendere i gusci delle madreperle per spiegare il rasoio. Ok, io nel frattempo carico, metto saponino e carico. Ovviamente il sapone non è in questa confezione qua, ma viene avvolto in una carta tipo cartaforno. Io gli ho messo uno scatoletto, ma uno scatoletto più grande non ce l'avevo, purtroppo. Quindi ho dovuto metterlo qua dentro e combatto.
Effetto zebra, bagno punte nell'acqua di vegetazione che avevo messo dentro la ciotola e monto. Quando mi fermo, quando all'interno vedo una bella cremina, non spumosa. Ci siamo? Ciao Roberto, Liborio, ciao Giuseppe, buonasera al mastro. Ciao Liborio. Ah, allora mi senti, mascherina? Ah, oh, hai fatto un presto. Bagniamo faccia. Ciao Daviduccio, ciao Romy. Quella Adornetto. Allora ragazzi, come vi dico sempre, il bagnarsi la faccia così è poco o niente, bisogna idratare la pelle tantissimo. Io sono uscito dalla doccia, sono bello idratato, ma se siete soli e belli tranquilli, bagnate la faccia in maniera più abbondante. Nel frattempo io mi spalmazzo il sapone in viso. Mentre che il mastro sistema tutto, questa sera ragazzi ci deve spiegare sto rasoio perché ragazzi, che figata micidiale. Ora stasera vi dirò una cosa che lo faccio soffrire, però voi lo sapete, io sempre la verità, ma gliela devo dire. Oh mastro, io mi sto preparando a insaponare. Stavo dicendo agli amici nostri che stasera ti dirò una cosa. Tu lo sai che io sono la bocca della verità, no? Tu lo sai, io, grazie a te, ho avuto la possibilità e sto avendo la possibilità di provare tutti i tuoi rasoi. Ci siamo? Ne ho trovato belli, ne ho trovato meno belli, poco comodi, poco scomodi, da usare tutti i giorni, da mettere in bacheca come quella bella bacheca hai là, che c'è il sogno di tutti i Esatto, tonsori. sì. Oh, però, se posso permettermi, di rasoi belli ne ho avuti, eh? E lo sai che ne ho avuti. Però secondo me questo qua forse è il rasoio più bello che tu hai mai fatto. Aggiungo un'altra cosa alla bellezza. Però non nel fatto dei, che perché c'è il diamante, c'è il rubino, c'è lo smeraldo. Attenzione, non c'entra niente il valore. Tra i rasoi che ho fatto, non è solo il più bello, ma è il più veramente impegnativo della mia persona. E poi farò vedere perché impegnativo. Mastro, ti devi sistemare meglio con la telecamera, ti voglio vedere tutto il viso. Ok. Io nel frattempo mi insapono. Allora, sapone molto grasso. La profumazione di limone inesistente. Sta montando a stucco, ancora non ho messo acqua e se l'ho messo a poco. Però mi rendo conto che il pennello mi scivola in maniera interessante. Però profumazione lime inesistente. In Irlanda, sai, i limoni costano tanto, può essere. Eh sì, eh. Sicuramente sì. Devono venire in Sicilia per i limoni. Ciao Roberto! Sento proprio il profumo, se si può chiamare profumo, del sapone, del grasso, come se fosse un tallovato. O perlomeno, non so se è tallovato o no, non l'ho letto, voi lo sapete, io manco li leggo l'inci. Non ho messo prebarba. Nel frattempo, mastro, che io mi insapono, tu incominci a parlare del rasoio, così poi lo facciamo vedere. Allora, sto rasoio com'è fatto? Tutto il gruppo e poi c'è anche il mastro, no? Soprattutto. Perciò quel rasoio lì, la lama è, diciamo, è coronata tutta quanta in madreperla. Si vede soltanto il panno della lama. Ti interrompo un attimo, perdonami. Il mio amico Chapo dall'America, che è americano, noi ci parliamo solo col translator, desidera un pennello tuo. Ah sì. Quindi poi ti do i Certo. contatti, ti metti in Va contatto con bene. lui e vuole Sì. fatto un pennello. Babò? Ok? Sì. Chapo, ok. Vai. Ok. Dicevo allora che è
Alfie Knox, no? Che, lo ripeto, non per vanto, ma è un damasco artigianale, non industriale, ma artigianale inossidabile, che fino ad oggi non ho avuto il confronto da parte di altri artigiani. Ecco. Poi una cosa, questa lama è un 8 ottavi, ha il dorso e il codolo tutto coperto di madreperla. Sul codolo, no, sul codolo, ma sul dorso ho inserito tre pietre preziose, lo smeraldo, che è verde, il diamante, che è bianco, e il rubino, che è rosso. Questo per onorare la nostra nazione italiana, ok? Cosa devo dire? Anche il manico è stata la parte più impegnativa nella realizzazione di questo meraviglioso oggetto. Perché? E spiego perché. Perché io di madreperla ne ho usata tanta, però quella ricostruita, che c'è di due specie, c'è quella bianca, come la vedete sul rasoio di questa sera. Poi c'è quella a balone, che è tutta mosaico, ma che è bellissima, però è tutta ricostruita, che viene fatta in Corea. Hanno sistemi di fare le foglioline di madreperla dalle conchiglie, e poi la ricompongono con un mastice, con una fibra, no? Trasparente. Io invece ho usato proprio, vi faccio vedere adesso Vai. dal video, ho usato la madreperla, questa di conchiglia. Eccola, questa. C'è il tarlo all'esterno del calcare marino, lo si vede bene. Per togliere questo calcare e per realizzare il manico del rasoio non mi è bastata la parte, vedete, la parte sottile, questa che io tocco con le due dita, no? Questa è troppo corta, non ha avuto la sufficienza della bacchetta del manico, allora ho dovuto fare un lavoro veramente Quindi l'hai certosino. fatto dalla conchiglia praticamente. Questa qua in mano è una conchiglia, la vediamo, no? Qui vedete che sono circa 2 centimetri e mezzo di spessore, no? E io con la mola ad acqua, ma con un'attenzione tremenda per non romperla, perché la mola anche un po' vibra, e insomma è stato sempre un lavoro di alta tensione per arrivare alla risoluzione della lamina per il manico. Ecco. E queste sono due lamine, e le vedete poi che compongono il rasoio, come un custom che Mastro Livi fa di solito, però così prezioso, perché di madreperla marina, però non ricomposta. Eccola. Guarda che c'è qua. Oh. È spettacolare. Ripeto, l'acciaio è Artinox a strisce. Spettacolo. Hai messo pure la madreperla nel manico, Sul codolo, manicato sì. sul codolo. Sì. Allora, io per educazione non te lo dico quanto costa, perché è come chiedere gli anni a una donna. Però so che costa tanto. Ovviamente il tutto lo impreziosisce il brillante, lo smeraldo e il rubino, che non so ragazzi quanto carati ci sono, credetemi, è una follia che solo lui può fare. Certificato che Vabbè, parla ma sta, anche se non c'era il certificato ci fidavamo, cioè, dai. Quindi sì. io mi sono bello insaponato. Che dici? Adesso io ti posso dare come lo starter il via, no? Oh, e se non taglia? E Se non taglia la barba è la tua, eh. tu ridi. Io ve lo faccio rivedere, ragazzi, perché è qualcosa di allucinante.
credetemi, è da vicino è qualcosa. Sì, Salvo, è un gioiello veramente, è qualcosa di spettacolare. Allora, te l'ho detto. C'ha l'iride dei colori che lo realizza il Caesare Marino, no? Varia i colori, varia, secondo come lo muovi, vedi che c'ha l'iride, no? Ecco. Oh, devo dire una cosa brutta. Me coglioni. Sì. Oh, io vado. Ah, una merda. Oh, hai toppato. Ai ai ai, ragazzo. Sta imparando, piano piano sta imparando. Mamma mia. Cosa? Allora, la cosa che mi piace, che è uguale a quello verde, è che col suo peso specifico già lui fa tutto quello che deve fare. E va da solo. L'unico problema, se ci possiamo dare un problema, è che non è un rasoio da tutti i giorni. Perché porca Assolutamente. puttana, se ti cade per terra un rasoio con i diamanti, i rubini e gli smeraldi, e che cazzo. Ci siamo, però, diciamo. Oh, sto contento che lo sto provando. Sì, questo sì, però mi sento tipo che mi cade, sai quando sei messo alto, che sembra che ti scappano le cose dalle mani. Ho paura. Allora, non ti nascondo che sto avendo delle difficoltà. Perché siccome ha un peso specifico importante, devo capire quanta pressione gli devo mettere. Perché siccome tu, te l'ho detto, da quando ti sei levato le catarratte negli occhi, tu sei pericoloso quando fai il rasoio. Sì. Io mi tocco i gioielli di famiglia, però devo stare attento perché sto coso mi ammazza. Hai capito, Tagliano troppo no? Mm. per lui. E beh, ma è come la Ferrari, no? Cammina, eh? Certo, non la possono guidare tutti, eh? Diciamo che ci sto pigliando la mano, dai. Se casca in terra, salvo, me ne scappo. Se cade per terra, me ne devo scappare. Un muto mi devo fare.
Oh, Dimmi. ma in prima passata può essere che sono liscio. Sapone che mantiene, diciamo, l'insaponata, ma non ha nessun profumo, anzi, mi sta sprigionando un profumo di sapone che non è neanche gradevole. Immagina. Però la meccanicità non è malvagia. Andiamo da questa parte. Sperando. Di non sbagliare. La basetta, che ragazzi, non si può capire. Cioè, io ho la barba come il ferro, sono cespuglio, taglia che è una bestia. Sei incantato dalla meraviglia, guardi. È tanta roba. Ruga un po' come i cani quando gli tocchi l'osso. Sì. Però è molto incazzato, eh. L'Artinox, secondo me, come taglio è la tua massima espressione, però te l'ho detto l'altra volta in diretta, se tu mi fai un filo del genere, l'Artinox non è un rasoio che possiamo dare a neofiti, perché si fanno del male. Credimi, non te lo dico per ruffianata, ormai Master, inutile ci pigliamo in giro, lo sanno che i tuoi rasoi tagliano, ci siamo, però a quell'angolo di taglio che tu stai facendo ora, se non hai esperienza, Mastro, è un casino. Ma bisogna imparare bene, conosciamente, tranquillamente, togliere il filo alla lametta, imparare a fare i versacci sullo specchio, poi dopo cambiare la unità nuova che taglia e poi perdere, lasciare via lo sciabetto e prendere Allora, io ti dico la verità, sto combattendo con questo qua. Sto combattendo. Perché lo sento troppo dolcissimo. Il problema è che siccome è troppo dolce, fa l'assassino silenzioso, non lo capisci quando sto coso te becca. Perché ti sei fissato a fare il taglio chirurgico, perciò. Mamma mia. Allora, sai quanto ti diverti a tagliare pelo pelo? C'è Sì, un sì, sì, tipo, sì. c'è un paletto che fai tin 1, tin 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 tin. Te tu ridi, In vero? quel modo, in quel modo. Ridi, ridi. Porco di un cane. Ciao Elena, l'ho sentita! Ti ho beccato, Elena! Mastro! Spettacolo! Tanta roba, veramente. Cioè, ragazzi, guardate un po' in prima C'è passata. l'anima del mastro che ha lavorato. Ragazzi, cioè, veramente. Ora mi sistemo le basette. Ora devo fare una cosa porno. Lo sai che devo fare una cosa porno, vero? E io le basette non me le so fare con mano libera. Non ci vedo. Adopi il rastrello. Adopero il rastrello. Però l'altro giorno mi hanno rimproverato, mi hanno detto:
Oh, ma almeno non usare il multilame, usa un die. E io me lo sono preparato, un die, per sistemarmi il basettao. Perché ragazzi, io col mano libera non riesco a farla perfetta. Ora, non che abbia bisogno di tutta questa cura, mica devo fare il modello, però. Acqua. Per imparare a farti le basette, io ti posso mandare la prossima volta un rasoio fatto di legno. Mastro, tu non sai quante volte me l'hanno spiegato barbieri, amici. La coda dell'occhio, guarda qua, puntati il punto dell'orecchio, guardati il lobo, l'attaccatura del... Niente, non ce la fo. Non ce la fo! Non ce la fo. Se non viene, non viene. Allora, meccanicità del sapone. Non mi fa gridare al miracolo, gli do una bella sufficienza, anche un 6 e mezzo. Come profumazione non mi piace assolutissimamente, non sa di nulla. Di nulla. Allora, andiamoci a fare ste basette. Rasoietto, ah, stasera birra. Ciao Bea! Vado di birra. Uno. Ma perché le sbagli? Senza pietà, eh? Non ne ho speranze. Ok. Cocco! Andiamo di seconda passata, di obliquo. Mi potrei anche fermare al solito in prima passata. Però se no finiamo la diretta e non facciamo nulla, capito? Ma dai, che è maggior spettacolo. Oh, Senti, ancora trova qualche pelo in giro, eh? sì, ma qualche peletto trova, per, non, non, perché è già asfaltato. Già. Senti, è uno spione, eh? Canta, canta. È tanta roba, mastro. Ancora qualche pelettino qua e là lo trova. Mi va e viene la connessione, chiedo scusa, ma figurati. Arrivano i messaggi. Sì, non ti preoccupare, Alpi. A me mi spiace che non posso pubblicare, ragazzi, perché sono una ciofeca, le siglette che mi hanno fatto di inizio video su YouTube e di finale, perché mi avevano fatto capire, insegnato un programmino. Questo programmino ha fatto l'aggiornamento e non mi fa caricare più i video. Quindi perdono per Paolo De Vita e per Domenico Sellaro che mi hanno fatto le siglette, però momentaneamente non sono all'altezza di poterle mettere. È vergogna che non so fare una cosa. Quindi diciamo che prossimamente sto aspettando un piccolo mago dei videogames che mi spiega un pochettino con un altro programma come caricare il tutto. Oh, sto coso è una figata. Mi piace. È una figata. C'è nelle mani un tesoro italiano. Mi perdoni, grazie Domenico. Sono ragazzi, io a livello multimediale una ciofeca per questi programmi di audio, di cose. Ne avevo uno, ma non riesco, cavolino, a metterglielo. Porco di un cane, mi hanno, ho fatto, funzionava, l'avevo capito, ora ho fatto un aggiornamento, mi ha cambiato tutto. E non riesco a trovare neanche le spunte che avevo memorizzato per caricare i video.
barba. Oh, sono liscio. Siamo qua. Stava mordendo. Dico, stava mordendo. Ciao Carmelo e buonasera al mastro. Chiedevo Peppe, per affilarlo su pietra si mette una protezione nella madreperla? Non si rovina? Bella domanda. No, mi ha detto perché la madreperla, strisciando sulla pietra, dice si rovina. Allora, innanzitutto, sti rasoi non vanno messi su pietra, o perlomeno vanno messi su pietra come, diciamo, manutenzione straordinaria. Cioè, quelle volte per ravvivare il bevel. Dimmi se ho imparato. Ma diciamo che potenzialmente questo lo puoi sempre ravvivare con la pasta verde del mastro e la coramella, o quella di base o quella a telaio. Nel momento in cui, dopo svariate barbe, il rasoio, anche passandolo sulla coramella, sul lato pasta verde, per diciamo risvegliare il filo, non dovesse tagliare più come prima, pochissime passate su una 3000 che si chiama manutenzione straordinaria, ravvivi il bevel, passate sulla pasta verde e riparte il tutto. Ma la madreperla mi garantisce il mastro che non viene completamente intaccata. Ho detto bene o ho detto ciufolate? Molto resistente, no? Certo, non bisogna passare la madreperla su una 1000, chiaro, Ok. chiaro, ecco. Però, capito, tu nella scuola che mi hai presentato e io ti ho avallato con la qualifica, Grazie. tu mi hai fatto vedere il nastro sottilissimo, trasparente che usi, no? Sì. Quello può andare benissimo, capito? Perché salvaguardia il consumo della madreperla del dorso e non, diciamo, non, senza esagerare con pietre lumide, non si scompone la geometria. Mi Ok, segui? Ecco, ok. perché poi, diciamo, una volta che dai la pietra con quel nastro sottilissimo come la carta velina, Io uso il nastro, quello ok? là, dai circuiti, ma lo uso Bravo, solo ed giusto. esclusivamente quando ho delle coste decorate, quando ho dei lineamenti dorati, eccetera, che non mi va, diciamo, a levare l'angolo di taglio. Esatto. Tanto poi dopo chi lo mantiene nella geometria perfetta è l'uso della coramella. Ok. Perché la coramella, la parte verde, la parte verde diventa la madreperla. Certo. La lucida come lucida l'acciaio, Mi sto capito? sciacquando, la faccio un attimo, ti lascio con loro, va bene? Fai il bravo e non litigare. No, io non litigo con nessuno. Aspetta che non ti sento. Mi sono fatto una barba incredibile, come diceva Badanduono. Ovviamente, ragazzi, non è che ci vogliono 12.000 euro per farsi la barba. Questo diciamo che è un qualcosa di, come quello che si compra la Ferrari perché c'ha i soldi. Diciamolo così. Dice, c'ho i soldi, mi compro la Ferrari e vaffanculo. Fa quattro sgassate E però si fai diverte pure bene tanto. se ti compri il Ferrari. È Non tutti lo possono fare. spettacolare. Porco cane. Sono innamorato. Ce ne sono due esemplari con la madreperla, ma non come questo, in America, a suo tempo negli anni 2003-2004. Ne hai mandato uno simile?
Sì, però uno aveva solo il codolo, un altro aveva solo il manico. Questo è completo, la lama tutta coperta di manica. Niente, è qualcosa di... Io ragazzo, ora ve lo faccio vedere vicino da fare schifo, credetemi, perché Lo saresti, è sarai stato esagerato. ammirato, è vero, è È vero. esagerato, mi devi credere. Io già l'ho snasato, l'ho guardato, me lo sono... Però sai com'è? Con l'emozione della diretta, te lo guardi, specialmente che ora ho visto la funzionalità, perché ancora, giuro, non l'avevo provato. Cioè ragazzi, guardate un po'. Guardate qua come mi ha fatto quest'incavo qua, lavorato dalla conchiglia. Tu sei pazzo, te l'ho sempre detto che sei, non sei umano. Te l'ho sempre detto. Guardate qua, mi ha fatto tutto il manico, tutto di madreperla. Cioè, il tempo di realizzazione, mi dicono, mastro. Non ho controllato l'orologio, dico la sincera verità. Ma più o meno, E più o meno. ci ho rimesso qualche pasto, quello sì, perché quando mi piace la passione io giorno e notte non Dico, ma controllo. in 2 giorni si riesce a realizzare un prodotto del genere? No, non è possibile. Di più? 3 giorni? 4 giorni? Quanto ci vuole potenzialmente? Questo è un lavoro, credimi, questo è il lavoro di una settimana e oltre. Ti dico perché. Perché quando ho dovuto scarnire... Mettiti meglio che ti vedo mezza faccia, mettiti più indietro. Ecco, quando ho dovuto scarnire lo spessore della madreperla, della cerniera, tu sai che la conchiglia, vedi, te la faccio rivedere. Questa è la cerniera, quella che tocco il dito è la cerniera, è la parte, vedi, vedi, guarda, guarda, eccola, no? Ecco, per scarnire questo spessore, dico, è un lavoro con la mola d'acqua, che non è un gioco, E 8 ottavi, vero il rasoio, mi dicono? ottavi, sì. Sì, Ernesto. 8 ottavi la lama, chiaramente lo spessore della madreperla sono nati in 2 ottavi, eh. Ma che te devo dire? È spettacolare, sono senza parole. Credimi, stasera presentare un oggetto del genere, ti ripeto, lasciamo stare il prezzo, perché ti ripeto, non è un rasoio, è solo per un fregio, come si dice, per il piacere di presentare, perché non è un rasoio alla portata di tutti. Tu sei il numero uno al mondo, per carità. E chi ti tocca la cosa, si dice dalle mie porte. Per carità. C'è una storia per la madreperla. Io ho conosciuto un cliente, una persona che ha girato un po' il mondo, no? Mi ha detto che in Nuova Zelanda, non so che parte della Nuova Zelanda, se sud, nord, dove è, nelle spiagge queste conchiglie così grandi, addirittura da 30 centimetri di diametro, le trovano ammucchiate sulle spiagge perché mangiano l'ostrica, il frutto, no? E poi lo buttano via così, capito? Mastro, andiamo in Tanto. Nuova Zelanda allora a prenderle. Come si fa per andare a prendere queste conchiglie? Il discorso del niente. Ci andiamo a fare un viaggetto io e tu in Nuova Zelanda. Io mi mangio l'ostrica che c'è di dentro e poi ti do la conchiglia. Cioè, ancora non ha voglia di fermarsi, ragazzi, ancora macina. Voglio raccontarvi un aneddoto. Quando sono stato a Perugia, che questo gentiluomo mi ha insegnato tante e tante cose, da rilasciarmi poi un attestato importantissimo, tutte le sere il sottoscritto mi portava a mangiare fuori nei ristoranti che ci sono a Perugia, dove erano amici suoi, dove erano un ristorante un pochettino più wow. Una sera gli dissi: se dico bugie mi interrompi. Siccome a me piace tantissimo, gli dissi: Mastro, ma ci andiamo a mangiare il sushi, che a me piace. Mi risponde: Cocco, fino a quando non vedo un funerale di un cinese, io non ci vado nel ristorante. Mi è rimasta qua questa frase che ho riso in macchina in una maniera incredibile. Dice: non ci vado, io volevo andare a mangiare sushi, che è un personaggio, ragazzi. 80 anni, gli faccio aprire WhatsApp, internet. Cioè, ragazzi,
l'ho detto, non sei umano. Io persone di 80 anni non ne conosco come te. Senti una cosa, tanto perché noi facciamo le cose preparate, tu ti sei messo nella barberia, giusto? Sì. Che io conosco troppo bene quella stanzetta lì. Sì. E quella là è la vetrinetta dove tu metti tutti i pezzi che fai, che poi quando ti vengono a trovare le persone, se sono interessate, se ne pigliano, diciamo, scelgono il rasoio, no? Però non è che tu ti puoi mettere dietro di quei rasoi e non me li fai vedere. Perché a quanto vedo c'è qualcuno che io non conosco, può essere? Può essere, sì. Tu queste cose non me le devi fare a me, perché a zio Cacco gli viene la scimmiazza e non capisco più niente io. Sono la collezione privata, no? Del master. Che fa? Fammela vedere qualcosa. Se si può fare. Se devi staccare tutto che vibra tutto, no. Però se riesci qualcosina... Adesso mi accorgo. Quando siamo in diretta, ma chi ce ne frega? Mica noi siamo professionisti. No, ma che ci importa? Adesso. Beh, non me ne frega niente. Un attimo, che adesso ti faccio vedere in primis in diretta proprio. Perché io sto vedendo che ci sono rasoi che io non conosco. No. Allora, vediamo. Allora, quello con la bandiera americana lo conosco. Quello sì. Poi. Quello col manico, questo qua marrò, lo conosco. L'ho avuto. Sì. Poi quello là con Camillo lo conosco pure. Il tuo maestro di Damasco. Quello con la bandiera americana lo conosco. Questo qua lo conosco. Questo con Camillo, mastro, te l'ho detto, taglia in una maniera spettacolare. C'è l'americano. Poi c'è l'americano. Poi c'è questo che non lo conosci perché non lo conosce nessuno, solo io. Non è in vendita, Vedo un inserto dentro la lama, un occhio. Questo qua è quello del club, questo qua? sì, club 2018. Mamma mia. Oh, poi qua ce n'è uno del 2016 e questo qui è quello che avevamo fatto per un GDA, un gruppo di 7 pezzi. Vediamo il manico, fammi vedere il manico che non l'ho visto. Che cosa c'è in quel manico? Maniche Evano. E l'inserto quello dorato che cos'è? Non lo conosco questo qua. Questo lo prendo da una vetrina, così lo vedi meglio, in diretta proprio. È stato fatto per un GDA di un amico tuo di Palermo. Ok. Inossidabile. Ok. Bello, eh. Taglia, sì. Forse taglia. Sì, te lo posso anche mandare nel prossimo dirette, dai. Proviamo, Poi c'è noi siamo che una siamo pronti cosa a tutto, no? Ormai noi siamo pronti a tutto. ah sì. Rimetti il telefono dove era messo prima, che ci facciamo quattro chiacchiere così leggo i messaggi, perché hanno scritto ma io non ho letto niente, perché ho avuto piacere di guardare nel telefonino e non guardare qui per guardare te. Già che giro, eh. Mi dicono il nostro grandissimo mastro fa parte della vecchia guardia, tanto rispetto. Oggi mi è dispiaciuto leggere, perché non me ne ero accorto, me ne è fatto accorgere Antonio Lombardo, che praticamente Franca Alfonso ha detto stop col lavoro. Nei suoi buon 81 anni, se non erro, ha fatto un articolo sul giornale, domani gli chiamo, voglio capire quando è che chiuderà definitivamente. Giustamente, ragazzi, a 80 anni ci ha perso pure tempo, secondo me, a pigliarsi un po' di ferie. Tu quando te le pigli le ferie? Io me le sono già prese adesso 5 giorni, ma e poi vediamo quando che ne so, quando riuscirò a calmarmi un pochettino, prendo la moglie mia e andiamo via a spasso. Ora devi fare rasoi. Dico, per ora devi fare il rasoio a tutta forza, non ti fermano. Sì. A proposito, ti faccio vedere un rasoio che così ne parliamo. Ho interessato Luca, il figlio, ha detto che ti chiamerà per parlare di questo qua.
Ah, ok, è il camisori che ho provato, quello per il GDA, in Brut De Forge, Bravo, brutto e forte, dal codo lo vedi, col inox sorriso. nella lama, inox lucida specchio, bello, bellissimo davvero, e taglia veramente in maniera eccezionale come tu lo hai illustrato. Confermo. Allora dimmi una cosa, visto che ci sono tanti che aspettano il GDA del rasoio, che sarebbe il gruppo di acquisto del rasoio, non so quanto pezzi ne farai, non ne abbiamo parlato, non mi interessa, è una cosa che gesterai tu e tuo figlio. Io ti darò solamente lo spazio per la pubblicità sul gruppo. Abbiamo già messo, come si dice, dei punti, no? Dei punti sul da farsi. Io Ok. sono intenzionato per 20 pezzi, Fai tu. poi dopo ci sarà quello sconto famoso per il gruppo. Ok, che l'avevi promesso. Io non te l'ho detto, ma l'hai detto tu, sei un grande. Va mantenuta Io non mi perché permetto a ricordartelo. Se lo dici, lo dici tu, se no io non lo a me dico. mi disse una volta il mio ex parroco, che è defunto da diversi anni, mi disse: ricordati Lido, io mi chiamo Lido, che chi promette e non mantiene va all'inferno e non avviene. Perciò aggiorni, mi darai tutto, diciamo, la brochure, diciamo, da pubblicare sul sito fatta con il figlio Luca per quanto concerne i pezzi che saranno disponibili, i modelli che saranno disponibili e le modalità di acquisto che saranno fatti sempre sul sito di Luca, ovviamente spedizioni, fattura e tutto quello che concerne il rasoio. Dei camisori simmetrico che ho fatto vedere ancora, Ok, no? l'abbiamo Che hai presentati, fatto li ho provati tutti e due in diretta, quindi lo conoscono, le persone poi casomai li indirizziamo sul video e gli facciamo vedere l'utilizzo, la manualità che hanno i rasoi. Mi sono piaciuti tanto, mi sarebbero piaciuti un po' più piccolini, te lo dissi ai tempi, come lama, se li puoi fare un po' più bassi, ma è un pensiero mio, tu come li vuoi, tu sei il maestro, io sono l'allievo. A me sarebbero piaciuti più piccolini, per essere più agili, perché il camisori per me, essendo che non hai l'impugnatura, diciamo, a rasoio, ci siamo? Lo prendi anche a zappetta dove ti conviene nei punti più nevralgici. Avendo la lama un po' più bassa, tipo un 6 ottavi, ti permette di essere ancora più agile e più svelto. Ti diverti di più, secondo me. Poi dopo ti ripeto, tu sei il maestro. Non hai l'ingombro del manico, capisci? Sì. Del mano libera, ecco. I pezzi da 90 che si vedono dietro le spalle del maestro sono strumenti chirurgici. Te lo posso assicurare, confermoci. Ci metto la faccia. Io ragazzi vi voglio far vedere la barba che mi sono fatto a pelo e l'obliquo. Ci siamo? Cioè, penso che si veda. A pelo e obliquo, ragazzi, senza contropelo. È quella magia. Perché la magia, sai quale, maestro? Parere personale. Se tu ti metti su una pietra ad affilare un rasoio, se c'hai un po' di manualità, riesci a portarlo tagliente come una lametta, come se fosse una federe, come se fosse una delle lamette più taglienti che esistono nel mercato. Ci siamo? La magia del mano libera è che deve avere un angolo di taglio che deve aggrappare il pelo, tirarlo un po' e poi tagliarlo. Essendo che noi abbiamo tutti i pori aperti, sul momento sembra che la barba ti è rimasta, ma quando la pelle gli dai a fine sbarbata l'acqua fredda e poi metti l'after, il tutto si restringe, sono liscio. Vi faccio un esempio: quando ho finito la sbarbata, sembrava che ancora io avessi un po' di barba in viso. Ovviamente, ragazzi, a salire la barba la sento, attenzione. Però, nel momento in cui metti l'acqua fredda e poi metti l'after, i pori si restringono. Quel poco di pelo che è fuoriuscito dal massaggio con l'acqua calda, il sapone, eccetera, eccetera, fa rientrare il pelo e io praticamente a pelo sono perfettamente liscio. Cioè, è questa la cosa assurda. Ovviamente. Posso dire questa cosa Dimmi. perché una settimana fa circa ho avuto di soddisfazione da un cliente, okay, che è affezionato al mano libera mio di Artinox, l'Artinox. E mi ha fatto questa confidenza, ha detto: Mastro, io adopero solo l'Artinox suo. E mi succede più di una volta.
specchio e mi tocco con le dita dove ho passato la sera perché non sono convinto di averla tagliata, cioè non l'ho sentito tagliare, capisci? Allora, allora ti dico una cosa, io ho avuto modo di provare il grifetto, di provare i rasoi quelli che tu facevi una volta, io li ho provati tutti, ci siamo? E tagliano tutti, non c'è nulla da fare, il tuo taglio, il tuo angolo di taglio, il tuo strutturare il filo è completamente diverso da un tagliente strutturato su una pietra piramidale. Il tuo, che viene diciamo bisellato su una 3000 e poi subito dopo viene messo sulla tua pasta, che è famosa in tutto il mondo, e poi scoramellato, ha un taglio chirurgico, però rispetto a un'affilatura a piramide su pietre, potenzialmente è più aggressivo. Lo senti più granoso come taglio, ma non che faccia male o irriti. È proprio la magia che ha il rasoio Mastro Livi. Ti faccio un esempio. Se io mi affilo un rasoio io, bene o male, lo so affilare un rasoio. Ti risulta che qualche cosina la so fare? Oh. Se io mi affilo un rasoio io, mettendolo in quota per come mi hai insegnato tu, mi vengono dei bei fili. Però mi rendo conto che il filo mi diventa quasi come una lametta. Ci siamo? Allora che succede? Quando ho la barba, diciamo, troppo corta, essendo che il rasoio non mi tira il pelo ma lo taglia di netto come la lametta, è come se mi rimanessero le macchie sul viso, dei peli proprio ad epidermi messi precisi precisi. Ci sei? Perché taglia a filo, non tira. Mentre il tuo angolo di taglio, che oggi ho imparato come si fa, ma è disumano, perché ci sono troppi passaggi per crearlo in quel modo. Perché diciamo, il rasoio a mano libera taglia a un angolo di taglio. Non si può inventare. Certo. Non si può inventare. Mastro Livi ha un angolo di taglio che vi posso assicurare, io lo riproduco su tutti gli altri rasoi. E spacca. E spacca. Ovviamente il problema è avere uno strumento per metterlo geometricamente su quella quota lì. Alla perfezione millesimale. Lì so cazzi, poi le chiacchiere stanno a zero. Allora, infatti uno dei trucchetti che utilizzo personalmente per avere come risultato la pelle liscia e morbida è proprio risciacquare con acqua fredda a fine rasatura. Sì, perché praticamente fai chiudere i pori e vedi quello che è successo durante la sbarbata, se è stata profonda o non è stata profonda. Quindi, fino a qua ci siamo. Quindi, tornando al discorso, se io mi devo fare... Allora, ti faccio un esempio. Se io mi faccio la barba con un rasoio affilato da me, come ora... Io domani sera c'ho la crescita. Potenzialmente la barba me la posso fare perché sento la rugosità. Ci siamo? Se io me lo faccio con quello tuo, a me per 2 giorni non mi cresce la barba. Perché taglia più a radice, Capito? Questa è la differenza. Con tutto che faccio solamente pelo e obliquo, perché io il contropelo non lo faccio. E questa qua è una differenza provata. Diciamo che devi scendere un pochettino, Liborio, come angolo. Già siamo alti a 17 gradi. 17 gradi io ci affilo il coltello per tagliare la carne. In mano libera è un'altra cosa. Un buon coltello da sushi ci affilo a 17 gradi, dai. Ti piace a 17 gradi ci affiliamo il coltello da sushi? Oh, facciamo la diretta. C'ho l'altro rasoio da provare, Mastro. E la prossima diretta, mentre che aspetto gli altri rasoi che mi mandi, me la faccio col coltello. Che l'ho fatta. Bravo. Allora vedrai che adesso faremo, non lo so, me lo auguro io, di fare una diretta con un rasoio eccezionale. Vabbè, Mastro, ormai dopo questo qua, onestamente. Non è che mi aspetto che possa esistere qualcosa di più stratosferico. Vi ripeto sempre, ragazzi, non è stratosferico perché c'ha il diamante, il rubino e lo smeraldo. È la lavorazione dalla conchiglia che fa la differenza, perché è pazzia pura. Mettersi a lavorare, a prendere i pezzetti, costruirsi i pezzetti senza distruggerli della conchiglia. Cioè, follia pura. Follia pura. Io già mi immagino tu con quei dremel piccolini a scavare.
Questo sì, mentre che se nel pezzettino si rompe lo cambi. Perché ragazzi, se lo guardate praticamente per ogni singolo dettaglio è la perfezione assoluta. Quindi sei folle. Sei, vabbè, il prezzo ci sta, perché giustamente hai detto che ci sono più di 2 settimane di lavoro, hai detto. Sì, è una cosa Trafroggiarlo, fare il damasco, eccetera, eccetera. ho dovuto farlo e prendermi anche si è allungato il tempo perché è stato molto impegnativo, ripeto. Ho dovuto prendermi, come si dice, nella sua costruzione momenti di relax, capito? Perché se no vai al manicomio. Mi sta dicendo Salvo La Rosa che quando è chiusa la sagoma dell'Arca di Noè. Mi sta dicendo un ragazzo del gruppo che si chiama Salvo che quando è chiuso sembra la sagoma dell'Arca di Noè. Io onestamente sconosco non l'Arca di Noè, però l'immagine. Possibilmente ci assomiglia, non lo so. Ragazzi, è tanta roba, veramente. È spettacolare. Io lo vado a chiudere nella tua cassettina. Ah! Ti ricordi che mi hai mandato lo scatoletto quello là di legno normale? L'ho dovuto cambiare perché le cerniere si erano staccate. E ti sto dando una scatoletta delle mie, di questa qua, lo sto mettendo in questa marrò che ci sta anche meglio. Ma lo puoi mettere anche nei quel nylon con le bolle d'aria, No, no? lo devo mettere nella scatoletta, come Dio comanda. Tanto queste scatolette me le dà uno che si chiama Mastro Livio, tu non lo conosci. No, Te ne frega. capito? Vabbè, me lo presenterai, E me le capito? dà gratis, perciò immagina. Io ragazzi, lo Perfetto. vado a... Guardate qua, come si presenta sto rasoio. C'è. E va, te lo faccio vedere pure Ah, e io è un po' che non lo vedo da quando l'ho realizzato. Spettacolo. Chiudo. Qua, vedi? Ho visto il post che hai fatto per la diretta, c'era anche Giovanni. Te la sei vista la musichetta che gli ho messo? Sì, È tanta... ma guarda, quando c'è un prodotto del genere fatto così, ma soprattutto fatto perché hai un'età, vuoi o non vuoi, non è che ti offendi, hai un'età, non è che sei giovincello. Il fatto che per noi giovani che magari ha un problema, ci mettiamo di lato, tu sei un, come si dice, una marcia in più per noi, perché ci dai la voglia di non fermarsi, perché hai 80 anni, io ti non si conosco deve dentro, fermare. sei venuto a casa mia, sono venuto a casa tua nel tuo laboratorio e ho potuto constatare con mano che io, alzato dalle 5 di mattina con te e finire alle 11 di sera di lavorare, ragazzi, lui saltava, ci sono le dirette, lo sapete, ma io ero distrutto, ragazzi. Io mi sono fatto 8 giorni da lui che ero morto. Questo si deve ammazzare per fermarlo. Io non ce la facevo più a stare all'impiede. Ovviamente tu a 60 anni che fai questa vita. Oh, quindi secondo me tu stai male quando stai seduto invece di stare all'impiede. Io ero praticamente spappolato. Io ero spappolato. Quindi, ragazzi, stare davanti alle mole. Da chi sono i colori della bandiera? Bandiera dell'Italia. Niente, alieno ragazzi, alieno, ancora voglia di fare, ora faccio Svelato, questo, ora faccio diamante. qua. Io mi, guarda, vi dico una cosa, io mi spavento certe volte quando non ci sentiamo per telefono a dirgli, sai, ho visto un rasoio che è bello, mandami la fotografia, lo voglio vedere. Che quello me lo stampa, è come se io lo commissionassi al lavoro. Ma questo, ma non si ferma, non si ferma, e hai 80 anni. Eh sì, 23 marzo prossimo, 80. Una bomba, ragazzi, una bomba. Avanti, avantissimo. Dovete vedere come usa quelle mani. Comunque, è inutile Sì, che ti sì. faccia elogi, sennò poi ti senti tipo il Papa. Le persone ormai lo sanno chi sei. La cosa che sono contento è che le persone ti conoscevano dietro un sito e di qualche video, diciamo, registrato in maniera certosina, perché i tuoi video sono belli da vedere, in alta definizione, strutturati bene. Però vederti dal vivo è come mettersi a nudo davanti a chi ti compra il rasoio. E la gente di questa cosa qui ne aveva bisogno, capito? Voleva vedere dietro la scritta Mastro Livi, dietro quei video registrati, la persona vera come funziona, tra parentesi, come funziona. Ma io ho la spontaneità.
Ci siamo divertiti, abbiamo fatto quella bella diretta dove ci ha raccontato veramente tutto. Diciamo che Mastro Livi si è messo a nudo, senza perizoma. Sulla poltrona ci ha raccontato del papà, di tutta la storia della tua generazione, i sacrifici che si sono fatti e tutte queste cose qua. Bellissimo, bellissimo. E poi hai fatto capire e vedere, in base all'azienda, alla barberia, la casa degli ospiti, che cosa hai creato col tuo lavoro. Io vi ricordo, ragazzi, che ho dormito nella stanza degli ospiti. La stanza degli ospiti, calcolate che c'è una vetrinona che è praticamente 10 volte quella vetrinetta che c'è là, dove ci sono tutti i rasoi della sua collezione privata. E di fronte avevo il mio letto matrimoniale che guardavo questa vetrina illuminata. Sempre la domanda che tutti si fanno: ma quanto valevano tutti quei rasoi che ci sono là dentro, coramelle, eccetera, eccetera? Tanto, di più. C'era l'inferno, ragazzi. Gli avrò fatto 30 milioni di fotografie. La sera certe, mi mettevo con il cuscino alto messo a due e me li guardavo tutti cada uno. Spettacolo. Via, tu ridi. Ma tu ti immagini che io, appassionato di rasoi, dormivo di fronte alla mensoletta. Vedo il braccio di Elena. Ciao, Elena! Poi avevo la mattina che Elena mi diceva: lo facciamo il dolcetto di pomeriggio. Semplici, capito? Semplici. E mi faceva il dolcetto. Niente. Allora, ascoltami, questa è una cosa bella. Mi rifai il ripasso di questo rasoio perché è bello, lo rifacciamo rivedere, che questa è una cosa bella. Perché a giorni parte, onestamente, prima che parti, io voglio avere il bel video che rimane nella storia, che questo è spettacolo, veramente. Allora, vai, che io lo faccio vedere. Si vedono bene i due diversi acciai inossidabili e poi con la conchiglia, con due conchiglie marine ho realizzato le due pacche del manico che è madreperla ostrica di conchiglia marina, ecco, e con la stessa madreperla ho realizzato il codolo, ambo i lati, il codolo, e anche il dorso della lama. Ecco, in pratica si vede soltanto la fascia della lama di 8 ottavi con damasco artigianale inox mio a strisce. Ma qua c'è scritto Mastro Livi, sei tu? Ok, Sì, lo conosco io bene, io lo conosco no, bene. Sì. così, per un amico. Va bene, te lo presenterò una volta, dai. Che culo. È un che fai i rasoi. Ma che cosa è? È uno spettacolo. Che ti dice Elena? Che ti dice? Che l'ho sentita? Che cosa ti dice? C'è vergogna. Elena, fatti vedere che ti saluto, dai. Dai, tanto siamo in famiglia, lo dico sempre. Ciao Lenuccia! Oh, vedi che io ti aspetto in Sicilia. Ma te lo viene a festeggiare qua da me il tuo 80esimo? Non ci posso. Mi fai piangere in diretta se fai una cosa del genere. Per me si può fare alla grandissima, se tu lo fai, spettacolo. Adesso poi ti dico una cosa, no? Siamo in diretta, ma te la dico lo stesso. Non solo la cataratta, adesso ho fatto anche una terapia di un mese e mezzo, quasi 2 mesi, la pulizia dei vasi sanguigni. Pensa. Per il fatto delle gambe che tu avevi qualche venuzza otturata, che avevi difficoltà, e ne stai avendo risultati? Dopo, Ok. cioè i risultati
Giuseppe, cioè i risultati veri, veri. Scommetto fatti a pagamento. Adesso ho iniziato l'altra terapia che sono andato per ordine, prima la pulizia, adesso l'ossigenazione del sangue, quella è veramente forte. L'importante è che stai avendo risultati, che non è una farloccata. E no, Funziona. tranquillo, tranquillo, funziona. Senti, se ti vuoi festeggiare i tuoi 80 anni qua a Palermo, vedi che facciamo festa veramente, ma di quella spettacolare. Cioè, Ma veramente. festa è veramente festa, Ma eh? festa, tu scendi che te lo faccio vedere io che ti conviene. Aspetta che hanno scritto qualcosa di allucinante, troppo lungo. Aspetta, vediamo se riesco a leggerlo. Bravi, senza trucco e senza inganno, tutta la per la gente, specialmente i giovani, devono capire che il lavoro che c'è dietro a un marchio per poterlo apprezzare al 100%. L'uomo che sta dietro a quel lavoro, perfetto, perfetto. Alpi. Saremo, allora, il buon Lombardo mi dice, si può fare. Mastro, saremo ultra strafelici. Oh, l'hai detto, eh? Mica te l'ho detto io di dirlo, l'hai detto No, tu. no, no, chi promette non mantiene, qua l'inferno non avviene. Festeggiamo i tuoi 80 anni in Sicilia. Ovviamente porti pure la Elena, no? Boh, se può fare. Se può fare. Però ti porto in un ristorante cinese, eh? Bravo Robby, bravo. Dispiace. Niente. Quando io andrò a piangere dietro un funerale cinese, allora mangeremo nel ristorante cinese. Ma fino ad ora io non credo alle piangere. No, 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 sai che io so che vengono artefatte anche le carte d'identità dei cinesi. Vabbè, allora andiamo a mangiare pesce, va bene? O carne. Se stai, andiamo a mangiare pesce o carne allora, senza Ah, sushi. sì. Senz'altro. Con questo rasoio il mastro ha fatto la sua Monna Lisa. Hai visto? Sì, No, diciamo ma è che. veramente, sì, ma è veramente un quadro, un poster ben fatto. Ti Senz'altro. sei superato, veramente. Qui ti sei superato. È molto bello. Ti ripeto, a prescindere il diamante, lo smeraldo, il rubino, il prezzo che può avere, eccetera, eccetera. Però è tanta roba. La madreperla di Conchiglia vale più dei diamanti dello smeraldo e del rubino. Insomma, ci sono un paio di carati, onestamente. Viva la povertà. Vale molto, sì, ma vale molto di più perché per lavorarla, capito? Sì, Per lavorarla. ho capito, però se uno deve incominciare a fare un assegno con un paio di zeri per comprarsi il rasoio, che magari ti esce una bella Audi A3. Perché magari se metti dei puntini di diamanti più piccolini che sono più accessibili, bene o male, cioè, se ce fa. Ma se devi sparare con carati e carati, Mastro, la conosci con la canzone Non tengo di nero dei Righiera? Sì. 1982, oh. Chi se lo compra sto rasoio? Uno di Dubai, un cliente tuo di Dubai se lo può comprare. Io ho avuto l'onore di servire un cliente, senti, questa è verità, è andato a Perugia, è andato alla concessionaria della Ferrari, qui a Perugia c'è il concessionario Ferrari, si è preso la macchina, è venuto al negozio. Me l'ha lasciata 2 ore davanti alla porta del negozio. Pensa. Mentre che gli facevi il rasoio oppure sei stato a fare i cavoli suoi? No, 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 mentre si parlava di rasoio, pennello, questi prodotti qua da rasatura, capito? Quindi un Capito? poraccio praticamente. Sì, bravo, no, ma c'è anche chi vuole andare su mano libera tipo Ferrari, non è problema. Cioè, se hai i soldi, problema non ce n'è. Uno come me che non tengo dinero per comprarmi. Allora, ma io ti posso dire che mi faccio il bambolotto e sono contento uguale. Io ho il bambolotto, porco cane. Quello te lo lascio per le dirette, per come si dice, aspetta, per il tour, no? Il tour. Sì, perché ho detto che tutte le persone che verranno qua nel mio bagno e si vogliono sbarbare, gli farò provare il bambolotto. Bambolotto.
Non si prova se non c'è diretta. Quello si deve provare in diretta. Sì. Va bene, io faccio due paroline per quanto concerne il sapone e poi chiudiamo. Allora, come ho detto prima, non ho messo pre-barba. DRK Soap Company, onestamente ragazzi, non mi ha fatto impazzire. Come meccanicità del prodotto, potenzialmente c'è. Il sapone non schiuma, rimane bello cremoso, non smonta, però per quanto concerne la profumazione è zero totale. Oltretutto, sento tanto il profumo proprio di crema, per farvi capire, proprio si sente tanto l'impasto. Non è fantastico. Vi ripeto, siccome mi è arrivato in una, diciamo, cartaforno col fiocchettino, non vorrei che magari il calore, diciamo, abbia alterato o fatto, diciamo, evaporare il sapone, cioè il profumo di limone. Non lo so. La meccanicità c'è. Vi ripeto, vi do un 6,5 come prodotto. Ovviamente ora mi vado a informare se ci sono altre linee. Magari un altro lo provo, di un'altra profumazione, magari un po' più sparata. Scorrevolezza, ragazzi, ne sentivo poca scorrevolezza per quanto concerne il sapone stesso, anche se spennellando lo sentivo che mi dava, diciamo, il pennello ormai nel tempo, lo vedi che ti monta più, cioè lo senti scivoloso in viso. Però nel momento in cui ho fatto passare la lama, o perlomeno mi facevo lo spazietto col dito per tirarmelo, non sentivo il dito che mi scivolava, ma già aggrappava, quindi poca. Ciao Carlos, da Rio de Janeiro. Ah? Da Rio de Janeiro. Quindi gli do un 6,5. Che cosa è sto gioiello? No, l'ho avuto questo qua. Questo qua è il serpente. Questo qua l'ho avuto. L'ho provato questo qua. L'hai No, questo no. fatto ora? E io vedo, però mi pare. Vediamo se vedere il manico. Pallino. No, no, no. Io l'ho provato uno simile col pallino con l'oro, mi pare. No, forse è quello che devo provare ora. Aspetta, aspetta, vediamo. Aspetta. Sì. Aspetta un attimo, che non lo trovo. Non lo trovo. Oh, che ne pensi che non trovi il rasoio? Aspetta un attimo. Scusate, il bello della diretta. Questo a tre inserti di pietra turchese. Lo sai che ti devo dire? Che quello con i pallini può essere quello che mi hai mandato l'altra volta? Me No, questo no. ne hai mandato uno con i pallini che aveva le cose in oro, con le palline nere con l'oro. Sì, quella era in Sibonis Gold, E ce l'hai tu ora questo qua, giusto? sì. Ora ti faccio vedere questo qua che devo provare nella prossima diretta. Ve lo faccio vedere pure a voi. Questo è il prossimo che proviamo. Che praticamente aveva questo nero qua con l'oro, però invece di essere queste strisce erano delle palline. Confermo. Profumazione soap evanescente. Sì, Giallù, la profumazione del sapone non mi è piaciuta completamente, cioè è inesistente. Si sente tantissimo, e dico tantissimo, la profumazione del sapone in se stesso. Non è fantastica, credimi. Non è fantastica. Non è fantastica, onestamente. Il sapone è quello che è, per carità. Niente, non fa gridare al miracolo. Attenzione, non è un sapone che ti fa gridare al miracolo. Non so il prezzo, Gianlu. Io non so il prezzo, anzi, ti ringrazio sempre dell'omaggio che mi hai fatto. Perché ora dobbiamo finire la sbarbata con l'ultimo prodotto che mi hai mandato. Arrivo.
Giovanotto, la barba ce la siamo fatta. L'after, mentre che tu parlavi, tanto ormai loro i prodotti li conoscono, me lo sono messo, mi sono messo il Mirsol C. Come vi dico sempre, il K fa odore di Brooklyn verde, quella mentazza forte, mentre la C è un erbaceo bellissimo. Per finire la sbarbata, mi metto un altro prodotto che mi ha mandato il mio amico Gianluca, che non è un Vifrex, ma è, a quanto ho capito e a quanto ho letto, un Vifrex a tutti gli effetti. Nuovo di stecca. Bello, nuovo nuovo. Lo apro. Ancora chiuso, non l'ho neanche provato. Ciao Carlo! Sfondo. E mi vado a mettere sto cosino, che sicuramente sarà il Vifrex effetto fresco. Lo conosci il Vifrex, la pomatina quella trasparente al bentolo? Ora te ne mando una. Sì. Diciamo che lei è. Sì. Buona profumazione, mi piace. Allora, rispetto al Vifrex è meno mentolosa e mi sa più di Brillantina Linetti. Che se la ricorda la Brillantina Linetti, mastro? Te la ricordi Perché non aveva adoperato la brillantina di Netti, non c'aveva più i capelli, no? Te la ricordi? tu? No. Tu te la ricordi la Brillantina Linetti? Diciamo che era, diciamo che era il vostro gel, diciamo così. Sì, il gel che non legava i capelli. Era olio, era olio. Allora, calcolo che sto prodotto qua ha la profumazione della Brillantina Linetti, per quello che mi ricordo. È una lavandazza, a quanto ho capito. Sì. Bello, grazie sempre. Buonasera a tutti. Ma pessi. Che è successo, Carlo? Allora, il rasoio l'abbiamo presentato. La barba ce la siamo fatta. Il sapone l'abbiamo presentato pure. Il voto gliel'abbiamo dato pure. Che a dirti, ci vediamo fra 2 giorni, che proviamo l'ultimo rasoio. Quindi io conto che per venerdì ti faccio partire la spedizione dei rasoi. E poi da Luca, la prossima diretta, penso di avere il dettaglio del GDA. Tu, quando hai pronto il dettaglio del GDA, me lo dici. Luca stesso lo può pubblicare perché gli ho dato l'accesso per pubblicarlo. E niente, metti descrizione, le modalità di pagamento, come funziona gli ordini, il preordine. Vi ripeto una cosa che vi vedete tu e tuo figlio Luca. Io ci metto solo ed esclusivamente la pubblicità sul sito. Vabbè? D'accordo, Peppe. Allora, detto questo, dal buon Caccamo Giuseppe e dal buon Mastro. Noi vi salutiamo, grazie della compagnia. Siete stati tanti, siete ancora tanti. Quando c'è il mastro mi fate alzare l'hype del canale in una maniera incredibile. Quando sono da solo, non è vero, mi vogliono bene lo stesso, mastro, giuro, giuro, giuro. La differenza c'è, quando ci sei, però, onestamente, solo, solo, solo non mi lasciano. Io spero che tu ti sei divertito. È stato bello rilassante. Hai fatto una bella promessa per marzo e tanta roba. Minchia, ti aspetto per marzo qua, ci facciamo 80 anni. Io ci provo, ci provo. Ma come ci provi? Ormai dobbiamo organizzare tutto. Ora organizzo tu, ora chiamo a fra, ora me la sistemo sta cosa. Sì, adesso sì, ho rimesso, ho fatto la revisione a tutto il telaio, capito? Comunque, detto questo, io saluto i ragazzi del gruppo, ci vediamo fra 1 giorno e mezzo/2, vediamo se in questo intermezzo di questi 2 giorni, come vi ho detto, incominciamo a fare le live per la sera per guardarci in faccia, scambiarci notizie, prodotti, novità, eccetera, eccetera. Fra 2 giorni ci vediamo per la sbarbata. Detto questo, ragazzacci, io vi saluto, fate i bravi, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi e portate persone sul gruppo The Barber Sicilia, ci conto, perché come vi dico sempre, più siamo e meglio ci sbarbiamo. Grazie a tutti della compagnia fino all'ultimo, siete strepitosi. Wow! Un saluto.